Bene, allora faccio io una brevissima presentazione di Giorgio. Giorgio è un bonsaista esperto, ha una buona collezione di bonsai, coltiva bonsai da tanti anni, veramente tanti. Quanti, Giorgio? Io sono un principiante di bonsai da più di 20 anni. No, non è vero, Giorgio è molto modesto, ma al di là di questo ha degli alberi veramente belli Mia e moglie dice 30. ecco, tu sei vergognoso di questa data perché vorresti avere dei risultati diversi, ma i tuoi risultati invece sono molto buoni. Adesso, È così. a parte tutto, a me piacerebbe che Giorgio anche mostrasse alcuni dei suoi alberi durante questi nostri incontri per i soci, perché ha degli alberi veramente belli, un biancospino, ricordo, molto particolarmente bello, ma anche diversi altri alberi interessanti. Quindi Grazie, maestro. è bonsaista da tanti anni e è un grande appassionato di api, un certo numero di alveari. Quanti, Giorgio? 8 in questo In momento. questo momento 8, quindi insomma un bel numero, ma soprattutto ha una grande passione e si è molto appassionato coinvolgendo tutta la famiglia in questa passione. Poi conosceremo anche la moglie che farà degli interventi, se non ho capito male, come voce fuori campo, perché non la vedo, quindi sarà una voce fuori campo. Questa sera no, è indisposta Va bene, alla non dico siamo niente. un gruppo troppo, troppo famoso questo. La prossima volta. Quindi ha una grande passione per le api e sta facendo un ottimo lavoro di divulgazione, diciamo, del mondo delle api, perché giustamente noi abbiamo fatto anche una serata molto bella con il nostro club. Se qualche club è interessato, penso che possa mettersi d'accordo con Giorgio per fare proprio una serata dedicata anche a un club, insomma. Ecco, per noi come associazione Eugana del Bonsai ci siamo molto divertiti, è stata una bellissima serata, ci siamo proprio divertiti, è stata molto interessante e molto bella. In questa attività di divulgazione del mondo delle api, ovviamente c'è una parte importante che riguarda la salute dell'alveare, che in qualche modo ci aiuta a capire anche il senso di questa nostra lezione di stasera, insomma, ecco. Io mi fermerei qua e andrei avanti se Giorgio vuole dire qualcosa per iniziare. No, sono assolutamente disponibile, mi piace tanto parlare di api e raccontare questo mondo. Se qualcuno è curioso, magari gli mando il PDF così vede un po' di cosa si parla. Spiego in termini molto divulgativi e non tecnici di come funzionano le api, di quanto sono importanti per l'ambiente, un'oretta, un'oretta e mezza di racconto del mondo delle api, qualche video, molte foto e tanta Bene, passione, insomma, tutto qua. allora noi cominciamo con la lezione di stasera e mi raccomando, se avete degli interventi da fare, entrate tranquillamente nella serata, fate tutte le domande e fate tutti gli interventi del caso. Entriamo. Così è, api e bonsai è il tema della giornata, la pina e l'alberello, questi sono i due simboli che utilizzeremo per definire l'intervento di Giorgio e il mio. Ogni tanto mettiamo qualche immagine così di bonsai e di api per alleggerire un po', altrimenti diventano tanti testi e stancano un po' anche l'occhio, no? La domanda che ci dovremmo porre è perché alleviamo le api, e questa è ovviamente per chi lo fa, e perché coltiviamo il bonsai. Io ho un'idea ben chiara del fatto del perché coltiviamo i bonsai, e il motivo è perché coltivare il bonsai mi fa stare bene. E Anche per Giorgio. me, allevare le api
mi fa stare bene. Ci siamo arrivati purtroppo tardi. Il mio rammarico è aver aspettato troppi anni per avere il coraggio di affrontare questa cosa, ma insieme alla coltivazione di bonsai, l'allevamento delle api mi ha avvicinato alla natura e mi fa stare bene. Cioè, fa stare bene anche a me e vi dico la frase che dicono gli apicoltori, anche i professionisti, dicono alla moglie, vado dalle api, nessun apicoltore dice vado a lavorare. E questo la dice lunga. Io credo che anche Edoardo quando va in giardino non dica vado a lavorare, ma dice vado dai miei alberi. Certo, hai perfettamente ragione, no? E penso che siano due mondi molto molto vicini e nel nostro ragionamento mattutino di qualche settimana fa, appunto abbiamo fatto questo collegamento e ci siamo resi conto che ci sono tantissimi elementi che si sovrappongono, no? E quindi il punto è proprio perché coltiviamo i bonsai, perché stiamo bene quando Si coltiviamo i vede. bonsai. Questa è una cosa importantissima. Perché? Dagalo Papà, Mauro? vades. Schermo Allora, sì. ci sono dei rientri di voci. Mauro Verzin, devi chiudere il microfono per piacere. E come si fa a chiudere? Perché non sai. Un attimo solo. Portate pazienza un attimo perché non so farlo, Silvia, io. Perché bisogna In basso riempire. a sinistra c'è un simbolo di Ma microfono, ci deve clic. non c'è in questa schermata. Aspetti, aspetti che glielo do a Mauro, che adesso si vede Beh, comunque. la Tira puntata del di mouse bonsai. sopra, se no non lo vedi, ma se sposti il mouse appare in basso a sinistra. Già fa qua. L'importante è che comunque non se il microfono è aperto, l'importante è non parlare, che non ci siano rumori di sottofondo. Ho perso Giorgio, eccolo qua, trovato. Oh, bene, portate pazienza, ma abbiamo fatto dobbiamo tornare un po' indietro. Ok, un altro albero così, tanto per spezzare un po', le parole. Mi raccomando, se avete delle domande da fare, più che volentieri. Vai, Giorgio. Questa è. Questa è una frase che ho messo io e che rappresenta il mio approccio e credo quello di molti amici bonsaisti, cioè fare bonsai non è solamente una sequenza di potature, di rinvasi, di legature, di impostazioni, eccetera, eccetera. È un percorso spesso lungo che ci avvicina alla natura, agli alberi, cioè dovendo accudire un bonsai è indispensabile, al contrario di quello che si sostiene adesso. Qualcuno su internet sostiene che non serve studio, non serve conoscenza, non serve applicazione, tutto semplice, tutto immediato. Io credo che invece ci dia molta più soddisfazione se viviamo il bonsai come un percorso di approfondimento, di conoscenza, di studio e ogni cosa che noi studiamo ci ritorna in forma di piacere assoluto e quindi questa è la visione che ho e che accomuna il mio fare bonsai con il mio accudire le api. Certo. Anche questo, cioè il fatto che noi accudendo gli alberi ci mettiamo in sintonia con la natura, cioè io ho iniziato a fare bonsai quando vivevo in un appartamento e non avevo il giardino e su un davanzale, anzi sul tetto della casa di fronte, coltivavo un piccolissimo olivo e per me era il modo di portarmi le stagioni in casa. Cioè banalmente per me vedere la primavera attraverso il germogliare di questo alberello da 10.000 lire o qualcosa del genere, mi metteva in sintonia con la natura, sono sempre stato attratto e credo di condividere questa cosa con tutti. E essere in sintonia con la natura e capire la sua bellezza è una conseguenza ovvia del fare bonsai, come è una conseguenza ovvia ancora di più l'allevare le api, conoscere le api. Io
sono 6 anni che sono apicoltore. Vedo il mondo con gli occhi delle api, cioè io vado in giro e non posso fare a meno. Mentre qualche tempo fa giravo e cercavo di adocchiare qualche alberello ai lati delle strade, adesso cerco di vedere se c'è un albero che fiorirà, l'acacia, il tarassaco, le margherite, se il mio vicino del giardino che ha un corbezzolo va a fiorire, se fai trattamenti in giardino e quindi temo per le mie api. Cioè, io vedo il mondo con gli occhi delle api, così come il bonsaista, quando il meteo prevede una gelata, sicuramente si preoccupa per i suoi alberi. È così, cioè, si vive più in sintonia con la natura, si vive di conseguenza quello che la natura ci dà, il caldo, il freddo, la pioggia, è quello che è. Sì, anch'io ho cominciato in realtà a coltivare bonsai con lo stesso input, nel senso che anch'io vivevo in centro a Padova, veramente nel centro di Padova, e vivevamo in un appartamento e c'era un piccolo terrazzo, insomma non tanto grande, che io piano piano ho riempito di piante e mia mamma non era molto contenta, onestamente. E anzi, perché facevo anche un po' di confusione, sporco, rinvasi, eccetera. E quindi il giorno che ho preso casa da un'altra parte, siamo andati a abitare da un'altra parte, abbiamo preso tutte le piante, le abbiamo portate via, mia mamma è rimasta molto, come dire, amareggiata per questa cosa. Rattristata. Sì, perché inizialmente era un po' un impegno, forse anche un po' un fastidio, però poi alla fine si era affezionata anche lei a questo mondo che aveva imparato un po' a conoscere, però ne ho lasciati alcuni, insomma, poi lei era molto contenta per questi alberi che ho lasciato perché erano quelli che a lei piacevano di più, tra questi un glicine, insomma, così che fioriva. Quindi in realtà allevare api e coltivare bonsai è un modo molto bello per stare in sintonia con la natura. E io credo che sia importante per noi bonsaisti ogni tanto fare queste riflessioni perché il mondo del web ci porta sempre di più a pensare al bonsai come qualcosa di intanto uniforme, cioè il bonsai è quello. Invece io penso che il bonsai sia tante cose, non solo una cosa. E soprattutto si sta mirando sempre di più a aspetti, definiamole tranquillamente commerciali, senza avere neanche paura in questa definizione, perché non è una definizione così terribile. Però, e ci sta, ci può essere anche quello, però l'importante è mantenere anche un collegamento con dei valori che non possiamo dimenticare, non possiamo perdere. Cioè il valore della sintonia con la natura non è un valore che non possiamo perdere, assolutamente. Cioè se tutto è rivolto nei confronti della competizione, cioè il bonsai come strumento di competizione, della natura molto spesso ci dimentichiamo. Invece io posso anche accettare la competizione, ma non posso accettare che il bonsaista perda questo contatto e si questa sintonia con la natura. Questo è inconcepibile, secondo il mio punto di vista. Posso collegarmi anche a una frase che hai detto di tua mamma, che ha detto che a un certo punto aveva imparato a conoscere le piante e a conoscere i bonsai. E mi viene in mente qualche mese fa, a noi piace molto passeggiare per i boschi, era autunno, erano appena cadute le foglie, e osservavamo le foglie che c'erano sotto che ci dicevano di cosa era fatto il bosco dentro cui stavamo camminando. E ho detto a Lorella, mia moglie, ho detto, ma ci pensi che fortuna che abbiamo nel conoscere gli alberi e quanto più apprezziamo questa bellezza per il fatto che la conosciamo? Perché molti nostri amici, conoscenti con i quali ci capita di andare a camminare, non godono come noi della bellezza della natura, perché per loro sfortuna non li conoscono. Certo. Cioè, vedere un ciuffo d'erba e sapere che non è un qualsiasi ciuffo d'erba, ma è quella determinata pianta, insomma, è un privilegio che non è poco. No, io sono assolutamente d'accordo su questo. Cioè, il fatto di conoscere gli alberi è una cosa importantissima,
perché solo attraverso la conoscenza possiamo avere, in qualche modo, possiamo sviluppare un certo tipo di sensibilità. Cioè, se a noi tutti gli alberi sembrano, per noi sono alberi, ma non sono esseri viventi con qualità, con caratteristiche, con particolarità che quindi dobbiamo rispettare perché hanno diventa qualcosa di molto superficiale, non c'è nulla di così profondo. Questo è un aspetto molto importante. Sono assolutamente d'accordo che è importante, la conoscenza è importante, non è sufficiente coltivare bonsai, è necessario avere competenza in questo, cioè crescere, imparare quotidianamente dal mondo della natura, perché è un mondo che ci insegna tante cose, insomma, ecco, quindi sono d'accordo con Giorgio. Ho poi riportato questa frase che è venuta, io non sapevo che era di Platone, questa è una frase di Platone, poi mi sono andato a studiare, adesso lo so, che è tratta dal dialogo Timeo, che ha scritto Platone 360 anni fa. Tutto ciò che è buono è bello. 360 anni prima di Prima Cristo. di Cristo. Prima di Cristo, ho chiesto scusa. Neanche a leggere sono capace, mi ero fatto le note, le ho anche lette sbagliate. Tutto ciò che è buono è bello e non senza misura è bellezza. Cioè, mettere insieme la bontà e la bellezza, il giusto, il vero e il bello, è, insomma, è una cosa talmente profonda che io faccio anche fatica a studiarla e a capirla bene. Però, chiacchierando con Edoardo quella mattina che lui stava passeggiando sull'argine con i cani, tra di noi è venuta fuori questa cosa, che studiare la bellezza, approcciarsi alla bellezza ti porta alla bontà, ti porta al buono, ti porta al vero. E questa è una cosa che pur non essendo in grado di spiegarle, io non sono un filosofo, ci dà un grande stimolo di conoscenza, cioè apprezzare la bellezza della natura. Gli alberi e le api, per quello che riuscirò a trasmettere, riusciremo a discorrere in questa serata, ci porta verso un bene assoluto. Mi voglio sbilanciare così, così in grande. E guarda, qua su questo tema anch'io non ho sufficienti competenze per trattarlo, però ho avuto la fortuna di far fare una lezione in giardino da me dal professor Pasqualotto, che è assolutamente persona autorevole e competente per parlare di questo, no? E ha parlato proprio di questo. Lui diceva che si può spiegare questo concetto parlando di una bella legge. Per esempio, è una legge buona, non può essere solo bella, perché la bellezza è anche bontà. Ecco, questo è un ragionamento che è abbastanza facile da capire. Cioè, una cosa veramente bella è buona, produce bontà. E la cosa straordinaria è questa, che in Giappone ci sono questi tre termini, che sono, partendo dall'alto, Shin, secondo è Zen, e il terzo è Bi. E Shin vuol dire, tra le altre cose, anche verità. Zen vuol dire bene e Bi vuol dire bellezza. E cioè questi tre termini messi assieme significano che verità, bene e bellezza non sono scindibili. Cioè, una cosa vera porta al bene e alla verità. E una cosa bella deve essere vera, non può essere finta. Pensate al bonsai da questo punto di vista, no? E questo è straordinario. Cioè, la verità è bellezza. Una cosa finta non può essere bella. E non porta al bene. Quindi questi tre termini, questi tre concetti, parole, insomma, sono vicine. Allora io ho detto, ma Gian Giorgio Pasqualotto, ho detto, scusa, ma com'è possibile che più di 2000 anni fa una persona dice una cosa che troviamo nella cultura tradizionale di un popolo del quale lui non conosceva assolutamente neanche minimamente
come dire, non sapeva neanche l'esistenza di questo popolo, eppure tutti e due dicevano la stessa cosa. E lui ha detto una frase meravigliosa e questo ci fa capire che noi non siamo dei filosofi e i filosofi sono persone importanti. Ha detto sì, è così perché le culture pescano in profondità, le radici delle culture sono così in profondità che pescano nella stessa acqua. E io ho trovato questa cosa magnifica. Cioè, questo concetto viene espresso da due culture totalmente diverse in momenti in cui non si conoscevano 2000 anni fa. Bellissimo. Andiamo avanti, perché sennò ci perdiamo le api. Va Ogni bene. tanto metto qualche foto così, Allora, la natura, la nostra salute, ma anche quella dei nostri alberi, è strettamente legata all'ambiente in cui viviamo. Penso che questo sia un concetto che non ha neanche tanto bisogno di essere spiegato, no? Se viviamo in un ambiente buono, anche la nostra salute sarà buona. Se viviamo in un ambiente cattivo, e non parlo solo di inquinamento, qua si dovrebbe parlare di tanti aspetti. Il fatto che l'ambiente non è solo l'aria e l'acqua che beviamo, l'acqua e l'aria che respiriamo, il cibo che mangiamo, ma sono tanti altri aspetti. Però, se non altro, su quelli possiamo cercare di intervenire per quello che possiamo fare. Quindi, l'ambiente in cui viviamo è fondamentale. Noi dobbiamo vivere in un ambiente buono. Questa è la vedete, è una ila. È una rana arborea che vive nel mio giardino. Questo è uno dei miei aceri e adesso ne ho di nuovo abbastanza. Nel mio giardino c'è stato un anno, cioè, ne ho sempre molte. Poi un anno purtroppo ho avuto un attacco di un parassita un po' strano e lì ho fatto un grande errore perché invece di raccogliere tutti gli aceri in un luogo, diciamo lontano dal vivaio, sbagliando, ho fatto un trattamento con un prodotto, un acaricida, per cercare di fermare questo attacco che è stato veramente pazzesco. La prima volta che mi succedeva un attacco di ragnetto giallo sugli aceri, mai successo in 30 anni. Purtroppo c'è stato. E ho sbagliato, ho fatto un trattamento, importante. Ho debellato gli acari, ma probabilmente non lo so se le ho uccise, in parte credo di sì, purtroppo, ma le ile se ne sono andate e per un anno le sentivo cantare, ma lontane dal mio giardino. Adesso devo dirvi che questo è successo 3 anni fa, da 3 anni non faccio più nessun trattamento o pochissimi, e se li faccio lontano. E le ile sono tornate, ne ho diverse, so anche dove sono ed estate cantano ed è bellissimo. E la ila, come l'ape, è un'indicatrice della qualità dell'ambiente nel quale vivono, cioè non vivono in ambienti inquinati, assolutamente. Non potete, se avete un giardino inquinato, le ile non vivono, assolutamente. Se ne vanno oppure muoiono. Vai, Giorgio. Il fatto di conoscere la natura e di conoscere i meccanismi che regolano la natura ci permette di avere molte, molte conoscenze e le api ci aiutano ad avere queste conoscenze sia da un punto di vista empirico sia da un punto di vista scientifico. Dal punto di vista empirico, gli apicoltori sanno dove le api stanno bene dove ci sono tanti fiori, naturalmente, stanno bene dove c'è poca chimica. E questo lo vedono nella mortalità degli alveari, ma gli scienziati lo vedono anche perché nell'alveare si accumulano tutte le sostanze che ci sono nell'ambiente. Pensate, un alveare nella stagione di fine primavera può avere 50-60 mila individui, metà di questi, 30 mila, fanno 10 viaggi al giorno e quindi ci sono migliaia di prelievi nella natura, portano dentro il polline, portano dentro il nettare, portano dentro la propoli,
poi vedremo la propoli cosa serve, che funzioni ha, e prelevano nell'ambiente tutte le sostanze che trovano, quelle buone e quelle meno buone. E quelle meno buone purtroppo siamo noi uomini che le liberiamo, non solo noi, ma per esempio c'era uno studio in Val d'Adige qualche anno fa, adesso per fortuna l'hanno tolto, ma la benzina con il piombo, questo metallo pesante, si accumulava dentro l'alveare. Così come si accumulano le sostanze chimiche, pensate che è più di 40 anni che il DDT, come tutti gli organoclorurati, sono vietati in agricoltura, ma ancora si trova nella cera, ancora, anche nelle cere degli alveari più in montagna, nella Gordino, nelle Dolomiti, ancora trovano organoclorurati, così come li trovano nel ghiaccio dell'Antartide. Dove le api stanno bene, vuol dire che l'ambiente è buono, questa è un po' la regola. Se noi nel nostro giardino le facciamo star bene, così come le ile, le reganelle del giardino di Edoardo, anche le api staranno bene. A me fa un piacere enorme. In questi giorni mi sta fiorendo il mume, che è anche un po' in ritardo quest'anno, stranamente, ma alla prima giornata di sole che è prevista lunedì o martedì, io sono certo che riuscirò a fotografarci le api sopra e ci andranno, se io sarò stato bravo, a farci poca chimica. Poi vedremo come si può anche fare poca chimica sopra i nostri bonsai. Stavo dicendo prima perché le api possono essere indicatori della qualità dell'ambiente. Prima di tutto perché è un organismo ubiquitario. Dal poco sotto il circolo polare artico fino all'equatore, le api ci sono. 2,5 km dall'alveare, loro vanno a fare i loro prelievi e noi vediamo due segnali, la mortalità. E poi vi racconterò di un episodio molto antipatico accaduto qualche mese fa qui nella mia zona. E soprattutto gli scienziati. Io ho collaborato l'anno scorso con una ricercatrice dell'Università di Lisbona, che abita qui vicino, e mi ha chiesto se le davo una mano. E loro prelevano prodotti dell'alveare per vedere cosa l'ambiente offre alle api e portano dentro. E è venuto fuori che io sono anche fortunato qui nella mia zona. Per fortuna c'è poca agricoltura intensiva, c'è un bell'argine di un fiume, c'è un bel parco e quindi le api non sono costrette ad andare sui campi di mais, come è capitato, forse l'avrete sentito, in Friuli Venezia Giulia, dove si portavano dentro l'alveare di tutto e poi morivano. Beh, possiamo andare avanti adesso. Come si difendono le api? Si difendono in tantissime maniere, questa è una delle più spettacolari. Vedete le api ventilatrici. Quando, poi tornare indietro un attimo. Scusa Giorgio, che ho Le fatto. api riescono a. Avanti È questa, no? un po'. Questa, quella delle api, eccole qua. Le api, adesso sei troppo avanti. Questa è la propoli. Questa, Giorgio. Questa qui. Sì. Le api riescono a mantenere dentro l'alveare, che sia estate o che sia inverno, una temperatura standard. Loro attraverso la difesa, questo è il parallelo che mi piaceva fare con il bonsai, cioè prima della difesa chimica loro effettuano una difesa fisica e la difesa fisica la fanno con l'arieggiamento e con il controllo della temperatura. Loro se è estate non fanno mai salire la temperatura sopra i 34 gradi. Al limite si mettono sulla porticina, ventilano, fanno un movimento tale, immaginate che ci sono 10.000 api che muovono le ali, che giro d'aria riescono a dare, ed inverno non va mai sotto i 28 gradi. Loro, muovendo i muscoli del torace e non facendo muovere le ali, scaldano. Io la prima volta che ho messo la mano su un alveare mi sono sbalordito perché l'ho toccato e ho sentito caldo, ed era a febbraio. E la persona che mi insegnava mi ha detto: guarda, le api si tengono al caldo la regina durante tutto l'inverno ed è per questo che nei 50 milioni di anni di evoluzione hanno imparato ad immagazzinare il miele, è il loro combustibile
per sopravvivere all'inverno. È l'unico insetto che accumula le energie per passare l'inverno. Tutti gli altri insetti li passano in diversi modi. E questo è un loro modo di difendersi. L'altra difesa è la difesa chimica, ed è la slide successiva. Loro prelevano dall'ambiente la propoli, che è una sostanza, io non vorrei dire miracolosa, ma insomma, chi ha avuto modo di approcciarsi all'utilizzo della propoli sa quanto efficace sia. È una resina che loro ricavano dalle gemme delle piante, il pioppo, il salice, diverse conifere, ma anche dai meli, anche da tante specie che trovano, che loro elaborano con i loro enzimi e che ha un'efficacia soprattutto antibatterica. Loro la utilizzano, in questa foto la vedete, come uno stucco per chiudere tutte quante le fessure che si dovessero, loro non sopportano gli spifferi, e consente all'alveare di essere un ambiente sempre sterile. Cioè, l'alveare sembra sporco, c'è cioè uno che vede questa foto e dice: "Porca miseria, cos'è tutta questa roba qua?" Ma l'alveare è un ambiente assolutamente sterile e pulito, cioè no, non entra e non sopravvive un germe dove ci sono le api, grazie appunto alla propoli. Andiamo pure avanti. Gli alberi si difendono come le api, no? Come noi, attraverso un sistema immunitario. Il sistema con difese immunitarie forti è molto importante. Cioè, noi pensiamo sempre di dover aiutare l'albero, sconfiggendo i patogeni, funghi, insetti, eccetera, ma la cosa importante invece è quella di considerare che l'albero appunto ha delle difese immunitarie. La cosa più importante è far sì che queste difese immunitarie siano molto molto reattive, molto forti. Questa è la base per far sì che il nostro albero, diciamo, non si ammali o riesca, se si ammala, riesca a superare il danno provocato dal patogeno. Al sistema immunitario di un albero contribuiscono in modo sostanziale i batteri che vivono nel terreno. In un terreno inquinato saranno deboli e incapaci di contrastare i patogeni. Guardate, questo è un problema veramente importante che dobbiamo capire e al quale dobbiamo prestare grande attenzione. Cioè, un terreno inquinato non consente a questi batteri di crescere bene, di svilupparsi, e in questo ambiente chiaramente non riescono a sostenere le difese immunitarie della pianta, dell'albero. Le piante che attraverso l'azione dei batteri sono riuscite a sconfiggere il patogeno, cioè un albero subisce l'aggressione da parte di un patogeno, questo avviene normalmente in natura. È impossibile che questo non avvenga. Tutti gli esseri viventi vengono attaccati dai patogeni. I patogeni e le malattie fanno loro, ci provano. Se noi riusciamo a contrastarle, il problema è risolto. Se non riusciamo a contrastarle, ci sono tanti motivi. Adesso mi pare che sia un discorso molto chiaro. Dobbiamo stare attenti perché probabilmente noi non siamo in un buon equilibrio. Ok? Se la pianta, se l'albero riesce a sconfiggere il patogeno, ok, le piante saranno in grado di stabilire con il terreno una reazione che lo porterà a essere ostile alla malattia. Cioè, tra terreno e albero si costruisce una specie di relazione che aiuterà i batteri buoni a svilupparsi in maniera importante e a costituire una barriera di difese immunitarie contro quel patogeno. Quindi è una relazione tra albero, terreno e batteri che farà sì che quel terreno diventa ostile al patogeno stesso. Guardate, questa non è una mia, purtroppo io non sono in grado di fare questo tipo di scoperte, ma io vi ho messo un link qua sotto, ma ve lo metteremo anche sulla presentazione, da qualche parte, quindi lo potrete copiare e andarvi a vedere
questo studio importante che parla della barbabietola da zucchero, ma è un discorso che poi si può utilizzare per qualsiasi altra pianta, e sono delle scoperte assolutamente innovative, sono scoperte degli ultimi anni. E in questo mondo si dice che tutto quello che stanno scoprendo sull'importanza della flora microbica nel terreno sono scoperte straordinarie, che stanno cambiando in maniera importante l'agricoltura, non il bonsai, che è una roba marginale, ma proprio il mondo dell'agricoltura. E si pensa che le scoperte fatte negli ultimi 10 anni possano essere più o meno il 10% di quello che è in realtà da scoprire, ma dicono forse anche molto, molto meno. Quindi è un mondo sconosciuto che si sta cominciando adesso a scoprire. Questo è un link che poi chi avrà voglia può andarselo a vedere, una roba interessante. Alcuni funghi sono molto importanti per la qualità della vita degli alberi. Per esempio, le micorrize, sulle quali è stato detto molto, forse anche troppo, e il trichoderma. Cioè, questi due funghi hanno un'azione importantissima e servono proprio a salvaguardare, aiutare l'albero a crescere bene, bene, a vivere bene, a contrastare i patogeni, perché l'albero in buona salute riesce a contrastare la malattia. Qua c'è un'immagine di una micorrizza, di una ectomicorrizza su un pino silvestre. Questa immagine ci può portare a un'osservazione che non sempre abbiamo sott'occhio, sia la precedente che questa, che mostra le api in un abbeveratoio che gli ho preparato, copiando un'idea peraltro di Edoardo. Ho visto come Edoardo fa ad irrigare i suoi alberi su roccia, gli mette una bottiglia sopra che gocciola. E sopra questa palla di muschio c'è una bottiglia che con un tappo semi-avvitato gocciola, e le api si vanno a prendere l'acqua perché oltre che mangiare anche le api bevono. La precedente, non sono riuscito a trovare una foto, le avevo fotografate, può indicarci che le api vanno anche sul terreno, e vanno sul terreno perché le api abbisognano anche di sali minerali. Non tutti i sali li trovano nel nettare e nel polline, li devono trovare nella terra. Io le vedo sulle foglie di lattuga, io le vedo sulla terra, io le vedo sull'erba, dove vanno a prendere la rugiada, o le vedo sul muschio, come la prossima slide, dove vanno a prendere acqua. E con l'acqua vanno a prendere i sali minerali. Vanno a prendere i sali minerali in maniera anche strana, vanno anche nei letamai, vanno anche nelle piscine perché gli piace l'acqua col cloro, perché trovano cloruro di sodio, ne hanno bisogno e se lo portano dentro l'alveare. Questo cosa ci insegna? Ci insegna che le api possono portarsi dentro anche delle cose che non vanno bene, anche prelevate non dalle piante, ma prelevate dalla terra o prelevate addirittura dal letame. Ragionandoci con Edoardo abbiamo scoperto che il letame, che tanto declamato è nel tempo, ci porta invece delle cose anche negative. Vai pure avanti, Edo. Scusa, i prodotti fitosanitari interagiscono in modo negativo con i microrganismi, i batteri, i funghi del suolo. E Giorgio ha fatto vedere quella bella immagine delle api che vanno sul muschio. Il bonsai, uno dice, ma io non ho fatto un trattamento sul terreno, ho fatto un trattamento sulle foglie. Sì, ma quando piove il trattamento inevitabilmente in piccola parte o anche in parti importanti va a finire nella terra, nel muschio. Poi ha piovuto, era estate, l'acqua è scesa, le api vanno a prendersi l'acqua sul muschio e in qualche modo interagiscono col prodotto che io ho spruzzato sulla chioma. È chiaro? E questa è molto, molto interessante, secondo me. Questa è una foto di api che vanno in una compostiera.
La natura è veramente strana e meravigliosa. Io ho una piccola compostiera, lo chiamiamo il nostro letamaio, dove buttiamo i nostri scarti organici, l'erba che tagliamo, eccetera. E vediamo spesso che le api vanno in cerca non solo di sostanza zuccherina, loro amano molto, per dire, le bucce di frutta d'estate quando mangiamo il cocomero, il melone, loro si avventano così, ma vanno, come vedete, anche nel letame, nella terra, così, come vi dicevo prima, a portarsi a casa dei sali minerali. E proprio di recente, vedete nella parte destra, c'è una ricerca che hanno allegato a una rivista di apicoltura a cui sono abbonato, nella quale abbiamo trovato la risposta a un evento antipatico che è capitato a un amico bonsaista. C'è un signore che è apicoltore dal 43, adesso ha 93 anni, sono 80 anni che fa l'apicoltore, il quale mi ha chiamato, era i primi di novembre, dicendomi: mi stanno morendo tutte le api. Lui aveva 80 alveari e adesso ne ha 20. 60 li sono morti, e cerca di capire, cerca di capire, cerca di capire. In un appezzamento di 2,5 ettari che aveva di fronte a casa, avevano sparso del letame, non lo avevano interrato per più di un mese e mezzo. E in questo letame di bovini da carne, i quali erano stati trattati con gli antibiotici, con non so cosa gli facciano a questi bovini, questi trattamenti, questi prodotti fitosanitari erano andati a finire nelle feci, con le feci nel letame. Il letame purtroppo non lo maturano più come i nostri nonni. Io nel mio lavoro, io sono un tecnico agrario, lavoro per un'agenzia che effettua controlli in agricoltura, e so che gli allevamenti sono tenuti ad avere una capacità di stoccaggio di 4 mesi. Cioè vuol dire che loro buttano via letame maturato al massimo 4 mesi, perché dentro quella concimaia lì c'è l'etame che ne ha 4, che ne ha 3, che ne ha 2, che ne ha 1, che era dell'altro ieri, e nel quale tutta la chimica che è stata utilizzata in allevamento va a finire nell'etame e va a finire nel terreno. Poi le api ci vanno sopra e capita di vedere un signore di 93 anni piangere. Io adesso, voi non mi vedete, ho la pelle d'oca a raccontarvi questa cosa, perché sono episodi veramente tristi. E questo solo per raccontarvi, insomma, che il terreno è visitato dalle api ed è importante per tutta la flora e la fauna. E la flora e la fauna non sono solo i fagiani e le lepri, ma è la microflora e la microfauna, e se noi le distruggiamo, distruggiamo l'ambiente nel senso più generale, non solo le api, ma anche noi stessi. Ecco qua, e qua l'aggancio è molto interessante. Mi sento di poter fare delle considerazioni abbastanza profonde, perché è uno studio che io ho fatto e che porto avanti da 3 anni e che sta dando veramente degli ottimi risultati. Concimi organominerali privi di sostanza animale. Sono formulati, composti da una massa di sostanze organiche solo di origine vegetale, quali la borlanda, gli estratti di alghe, gli estratti di legno, di torba, di leonardite, eccetera, ai quali vengono aggiunti dei concimi chimici, cioè di sali minerali, sarebbe giusto dire, ma contenenti una percentuale variabile di macro e micro elementi. Esistono questi concimi, ci sono, si possono utilizzare, sono estremamente efficaci e non hanno i problemi che abbiamo visto. Cioè, la cosa interessante, secondo me la cosa più interessante di questa serata è proprio questa, cioè l'ape è un organismo estremamente sensibile. Quanto pesa, Giorgio, un'ape? Un decimo di grammo, ci vogliono 10.000 api per fare 1 chilo. Cioè, è un esserino minuscolo, straordinario, meraviglioso, però nella sua dimensione piccola, microbica quasi, diventa estremamente sensibile. Bene, va nel letame, in sostanza organica di origine animale, ok? Muore. Muore perché? Perché
quella sostanza non è più buona, non è buona, è pessima, è orribile, è quanto di peggio ci sia, perché non è letame. Il letame è un'altra cosa. Adesso Giorgio, puoi assolutamente, ti chiedo dopo di intervenire, Giorgio, da questo punto di vista. Ma il letame, per essere definito tale, deve subire un processo che almeno nella cultura contadina di qualche anno fa, non di migliaia di anni fa, ma se parliamo di 50 anni fa, 30 anni fa, doveva subire una trasformazione di almeno 24 mesi, 2 anni. Sì, Non io solo. ricordo il mio insegnante di agronomia, mi diceva che prima di poterlo utilizzare doveva essere inodore, lo chiamavano il burro nero. Mi aveva fatto vedere nell'allevamento che avevamo, io mi sono diplomato negli 80, quindi è passato un po', si poteva prendere in mano come noi prendiamo in mano il terriccio. Il terriccio del sottobosco, fate la prova se vi capita di passeggiare, è profumato. È profumato ed è sostanza organica in decomposizione, cioè non sa di marcio il terriccio del sottobosco. Ma perché? Perché è rimasto lì il tempo che doveva rimanere e perché ha avuto l'ossigeno per umificare e non per putrefarre. Esatto. E quindi questo è un aspetto importantissimo. Primo, quindi, la maturazione di questa sostanza organica di origine animale che non avviene nell'etamaio e che quindi avviene dove? Dove lo mettiamo? Perché non è che non avvenga, avviene la trasformazione, la decomposizione, ma avviene dove? Boh. Se lo Sul metti campo. nell'orto, avviene nell'orto, se lo metti nei bonsai, avviene nei bonsai. Quindi il tempo, ma ci sono anche altri due aspetti forse ancora più importanti. Il primo è la mancanza di un elemento importante che è la paglia, che negli allevamenti intensivi dai quali vengono estratte quelle sostanze che chiamano letame, che invece sono escrementi. Non c'è più la paglia, nessuno più alleva in quegli allevamenti intensivi con la paglia. Ci sono delle vasche di raccolta delle deiezioni e quindi sono dei liquami, privi quindi di ossigeno. E quindi non c'è più la possibilità per i batteri che vivono solo in condizioni aerobiche, in presenza di ossigeno, di trasformare la sostanza organica. Terza cosa importante, vorrei dire fondamentale, è che all'interno di questi liquami ci sono quantità mostruose di antibiotici che sono lì per combattere principalmente i batteri. E non è che fanno una distinzione tra quelli buoni e quelli cattivi, li ammazzano. Guardate, c'è stato un video della Gabanelli che parlava della quantità di antibiotici importati in Italia. Il 60% degli antibiotici importati in Italia vengono usati negli allevamenti intensivi. E stiamo parlando, vado a memoria, ma non credo di sbagliare, di 10 tonnellate di antibiotici. Quindi la sostanza organica di origine animale, deiezioni, chiamiamolo pure se volete letame, ma non è letame, chiamiamolo deiezioni, il sangue, il carniccio, la pelle disidratata, le ossa, il crine, tutto quello che appartiene alla sostanza animale è terribilmente inquinata da questi elementi che sono gli antibiotici. E il danno l'avete visto nei confronti di un'ape. Sicuramente ai batteri presenti nei nostri vasi non fanno bene. L'albero può essere debole, perché è anche un cultivo e quindi non ben adattato all'ambiente in cui vive. In questo caso il programma di coltivazione dovrà essere ancora più preciso e mirato alle esigenze del nostro albero, che è particolarmente debole. Cioè noi bonsaisti abbiamo la passione degli alberi, ma non coltiviamo solo gli alberi che vivono vicino a casa nostra. Per esempio, non pochissimi di noi vivono in alta montagna, pochi bonsaisti vivono in alta montagna, pochi bonsaisti vivono per esempio in condizioni di temperature
eccellenti per alcune coltivazioni, eccetera, no? E noi vorremmo coltivare il pino mugo, ma vorremmo coltivare anche l'ulivo. Vogliamo coltivare alberi che non si sono evoluti in milioni di anni, ma sono dei cultivar. Ecco, in quel caso, talvolta diventa necessario l'utilizzo dell'antiparassitario. Questa è una azalea kinsai, che è ovviamente un cultivar, non esiste in natura la kinsai, è un albero costruito attraverso delle mutazioni genetiche fatte attraverso impollinazione. Quest'albero, come tutti i rododendri indicum bonsai, sono deboli, si ammalano facilmente e quindi o usiamo un sacco di prodotti, o siamo molto più attenti, sappiamo che abbiamo un soggetto debole e quindi lo dobbiamo coltivare con maggiore attenzione, con maggiore cura, con precisione assoluta. Su questo albero, e questo fidatevi della mia parola, l'anno scorso non ho fatto nessun trattamento. Nessuno. Né anticrittogamici, né antiparassitari. Non ne ha avuto bisogno. Questo perché, sapendo che è un albero debole, bisogna essere molto molto attenti. Non si deve fare un trattamento, cioè si deve evitare. Se poi serve, si deve fare, ma si deve cercare di evitare questo. Quali sono le principali cause di stress che possono indebolire i nostri alberi? Il vaso. Il vaso è uno stress per la pianta. Nessun albero è nato per vivere in un vaso. Quindi devo sapere che un albero che vive in vaso è un albero che subisce costantemente uno stress. Vabbè, lo so, ma se lo so, devo anche cercare di evitare altri stress. Il caldo, il freddo. Se io, per esempio, coltivo un larice in pianura, il caldo sarà veramente deleterio per quell'albero. E il freddo per altri alberi mediterranei, da noi al nord, d'estate stanno bene, d'inverno devono essere riparate. Se non lo facciamo, lo indeboliamo. L'errata esposizione alla luce del sole, troppo sole per esempio per alcune piante, oppure l'ombra per altre piante, altrettanto se non ancora peggio, dannosa questa situazione. Ma anche le tecniche di lavorazione sono stressanti. Le potature, se aggressive, se fatte in periodi sbagliati, eccetera, sono stressanti. Il rinvaso è uno stress. La tecnica del filo, che normalmente è associata a delle torsioni, è stressante per la nostra pianta. L'ubicazione del nostro giardino. Un giardino esposto male, per esempio solo a nord, dove non c'è il sole, crea stress alle nostre piante. Cioè, che cosa dobbiamo fare quindi? Conoscere quali sono i problemi che possiamo in qualche modo creare al nostro albero e cercare, nei limiti del possibile, di risolvere questi problemi e non usare un prodotto sperando che sia miracoloso. Il freddo, no? È una foto così che poi ho postato anche da poco. Ma anche un rinvaso così aggressivo come ho fatto in questo pino. Io non sto dicendo che non si deve fare, per l'amor di Dio, è necessario per certi versi, però per esempio lo faccio solo su alberi, lo dovrei fare solo su alberi perfettamente in salute, non su alberi già con altri stress. Io per esempio ho visto un video anche l'altro giorno di un bravissimo bonsaista che ha preso l'albero, lo ha rinvasato completamente a radici nude, lo ha potato e gli ha messo anche il filo. Io sono convinto che quell'albero, perché è veramente un bravo bonsaista, ha fatto un lavoro perfetto, però mi chiedo, ma era proprio necessario? È un punto di domanda. Io ho fatto questo lavoro, ho inclinato in maniera importante quest'albero, gli ho fatto fare questa torsione che possiamo vedere qui in basso e poi basta, mi sono fermato. Per un anno lo lascio tranquillo, ma forse anche due, cioè aspetterò di vedere una reazione positiva da parte della pianta. Era necessario mettere il filo su quest'albero? No. Perché lo metti? Per fare bella figura su Facebook. Questa è la realtà.
Questa è tua, Giorgio. Sì, questa diapositiva l'ho messa quando ho visto la lavorazione sul pino, perché avevo letto qualche tempo fa di questa cosa e l'ho approfondita e l'ho trovata in una tesi di laurea di una studentessa dell'Università di Bologna, che Elisa Fabbri, la cito perché il disegno è suo ed è molto interessante e molto illuminante. È una tesi di un entomologa che mostra le interrelazioni che ci sono tra le piante e gli insetti dovute ai gas. Mi sono ricordato, quando ho visto quella lavorazione lì di Edoardo, che l'avevo letto qualche tempo fa, quando si parlava di scolitidi. Quando una pianta subisce uno stress e una piegatura di quel genere lì. Scusa, puoi dire queste parole un po' più difficili? Escoliti, che cos'è? Sì, beh, scusami. Grazie, scusami. Gli scolitidi sono dei coleotteri. Chi ha mai visto un ramo di una pianta morta da un po' di tempo? Sollevando la corteccia si vedono quelle gallerie fatte un po' a labirinto. Sono provocate da un coleottero che si chiama scolitide. E in questa diapositiva la vedete con la lettera J, in basso a sinistra, adesso io, eccola lì. E vedete quei buchetti lì sul tronco? Quando una pianta subisce una torsione come quella che è stata effettuata da Edoardo per piegare un ramo, la pianta emette dei gas che sono degli etileni e dei terpeni. Onestamente non so bene neanche io cosa siano questi gas, ma la natura lo sa benissimo e nei milioni di anni di evoluzione questi terpeni e questi etileni hanno insegnato agli scolitidi che lì c'è una pianta che ha delle ferite e attraverso queste ferite loro entrano. Ma ci sono molti altri modi di vedere le comunicazioni. Se andiamo in alto a destra dove c'è la lettera C di questo albero, lì sono rappresentati i nettari extraflorali, cioè le piante, non tutte, alcune piante, la più comune che conoscete tutti è sicuramente il ciliegio, producono nettare anche da fuori dei fiori. Provate a ricordare una foglia di ciliegio. Chi ha avuto la fortuna di arrampicarsi e mangiare direttamente le ciliegie dall'albero? Avete mai fatto caso che ai lati del picciolo ci sono due ghiandolette? Quella è la foglia del ciliegio. Purtroppo non ho la foto qui, ce l'ho nella presentazione che farò. Anzi, vi invito tutti, ne farò una sui prodotti dell'alveare e sulla flora apistica, lì c'è una foto. Ai lati della foglia del ciliegio ci sono queste due ghiandoline che producono nettare e che servono per compensare gli insetti che vanno sopra e che con la loro presenza contrastano la presenza degli afidi. Oppure, sempre in questa immagine, e poi la vedremo bene in dettaglio, sulla lettera L a sinistra, su quella foglia sopra gli scolitidi, c'è un insetto che si chiama Crisoperla. Crisoperla è un insetto molto utile che si nutre di afidi e scopre la presenza degli afidi perché ha imparato a riconoscere il profumo della melata. La melata è quella sostanza zuccherina che gli afidi rilasciano e che fanno sì che ci vadano sempre, per esempio, le formiche sopra l'albero, perché le formiche si vanno a nutrire di questa melata. La crisoperla ha imparato a riconoscere il profumo della melata e lei sa che dove c'è melata ci sono afidi e se li va a mangiare. E queste, poi chi, vabbè, insomma, la lettera B invece è un'ape che va a visitare il fiore. I fiori hanno imparato a coevolversi con le api e comunicano con loro attraverso la chimica, banalmente col profumo del nettare, ma studi più recenti hanno mostrato che i fiori mostrano alle api, quali sono i fiori più ricchi di nettare attraverso dei segnali elettromagnetici, cioè una specie di segnale radio di bassissima intensità che però l'ape è in grado di
riconoscere, e l'ape va sul fiore che emana più potente questo segnale elettromagnetico. Quindi la natura si evolve anche cercando di dare ricompense a chi la aiuta, come le api, come la crisoperla, come chi va a difendere le piante, ma la natura si evolve anche con i parassiti, gli scoliti di cui parlavo all'inizio, e che vengono attratti dallo stress della pianta. Quindi, quando noi facciamo una torsione, stiamo attenti perché ci potremmo attirare qualche parassita che quel ramo lì lo fa morire, che non muore direttamente per l'azione meccanica del bonsaista, ma muore perché dentro c'è entrato un parassita. Capita a volte che troviamo dei rami, spesso capita sui ginepri, di cui non sappiamo perché si è seccato, poi andandolo a tagliare vediamo che c'è una galleria dentro e quello è entrato, quell'insetto, perché è stato attirato dalla chimica emessa dalla pianta stessa. E di questo tema che ha trattato Giorgio in questa parte, ne ha parlato proprio Enzo Mugo Ferrari, proprio nella sua presentazione dove parlava dei suoi mughi, diceva state attenti a questo parassita, appunto a questo coleottero, perché da me è molto frequente. Ecco, non lo sapevo, ma no, Bene. sono contento di non aver raccontato una balla. Beh, qua sì, c'è. Adesso mi sono ricordata che l'aveva Brava. detto lui, che aveva parlato di questo Sì, nome strano, sì, sì. Ecco, scolitide. qua vedete delle torsioni, insomma, niente di che. Un albero in buona salute ha queste caratteristiche. Cresce bene ed è vigoroso. Le foglie hanno un bel colore, sono lucide e hanno una buona consistenza. E non si ammala. Questo è un albero che vive bene, che sta bene, è in buona salute. Se si ammala vuol dire che non è in buona salute. Mi raccomando, questo è un punto importante. Vabbè, un albero che sta bene. Per avere un albero coltivato nel migliore dei modi, è importante per prima cosa capire se il nostro albero è in buona salute o se ha un problema. Cioè, capisco che è banale quello che dico, no? Ma se voglio coltivare bene, devono essere in grado io, bonsaista, di capire se l'albero ha un problema, se ce l'ha. Guardate che io ho sentito dire di trattamenti a calendario, giornalieri, settimanali, mensili, cioè sempre, costantemente. Ma se il mio albero sta bene, perché devo fare un trattamento? Cioè, questo io trovo una roba complicata. Cioè, io sono in grado di capire se il mio albero è in salute oppure no. Questo è il punto. Quindi la prima cosa è essere in grado di capire se l'albero è in buona salute. Seconda fase, capire eventualmente qual è il problema. Capisco che c'è un problema, ma ho capito che problema c'è o vado a occhio? Devo capire eventualmente qual è il problema. La terza fase è capire quali sono le cause del problema. E questo è un punto fondamentale. Il mio albero sta bene o no? Sì, ha un problema. Quale è il problema? Il problema è questo. Ma perché l'albero ha questo problema? Non è che posso fermarmi al fatto che ha un problema. Devo capire il perché ha quel problema. La quarta fase è capire come intervenire per risolvere il problema. Cioè, non posso vedere un albero che non sta bene e fare un trattamento perché non ho fatto questi passaggi. Capite? Questo secondo me è fondamentale. Una delle domande tipiche che mi si fa è questa: il mio bonsai Pidocchi, cosa devo usare? La mia risposta è: perché il tuo bonsai ha i Pidocchi? Ovviamente sto usando un esempio banale, no? Qualsiasi, però può essere che il tuo albero ha i pidocchi. Ma ti sei chiesto perché l'albero, tuo albero, i pidocchi? O vuoi solo risolvere il problema dei pidocchi? Perché se vuoi risolvere il problema dei pidocchi, devi prima di tutto capire il perché. Se non capisci il perché, non puoi risolvere il problema. Puoi solo ammazzare i pidocchi, che
che non è risolvere il problema. Ammazzati i pidocchi, dopo un po' tornano, perché i pidocchi sono nell'aria, arrivano e te li becchi di nuovo. Dico i pidocchi, ma la cocciniglia, e il ragnetto, eccetera. Nella maggioranza dei casi il problema è determinato da una coltivazione non ideale. La prima cosa da fare, quindi, è migliorare la coltivazione. Solo dopo è opportuno eventualmente fare dei trattamenti. Solo dopo. Cioè, prima cerco di trovare il perché, cerco di migliorare la coltivazione in relazione ai motivi. E solo dopo faccio eventualmente un trattamento. Non risolvo il problema spostando la pianta, cambiando la terra, trovando delle soluzioni molto semplici. Devo fare un trattamento. Lo faccio, ma solo dopo aver fatto questi passaggi. I prodotti fitosanitari poco invasivi, le dosi, gli orari e il periodo del trattamento. Per evitare di danneggiare gli insetti utili. Cercare di usare delle cose non troppo invasive, ce ne sono. Usare i quantitativi giusti, cioè se c'è scritto 2 grammi litro, non è brutto mezzo bicchiere, perché non risolvo il problema meglio. Inquino l'ambiente e basta, perché i prodotti sono dosati per arrivare ad ottenere quel risultato. Aumentare la dose non ha nessun tipo di funzione, se non quella di inquinare di più. Ok? Gli orari e il periodo del trattamento sono importanti per evitare appunto di danneggiare gli insetti utili, ma questo lo vedremo dopo con Giorgio. Ecco qua. Vai, Giorgio. Vedo che è rimasta una nota che ci eravamo messo. L'ultima riga, questa è tua, l'hai messa dopo. Sono le modalità di comunicazione tra me ed Edoardo di queste settimane. Scusa Vabbè, Giorgio, ma rende un po' vera questa faccenda, cioè l'abbiamo elaborata a distanza. il bello della diretta, come diceva Gianni Il bello Minato. ho sintetizzato le 4-5 regole che dobbiamo. Noi non siamo talebani che vogliamo impedire assolutamente l'uso degli insetticidi e in generale dei fitosanitari. Siamo per comunicare il fatto che dobbiamo studiare come tutte le cose, non possiamo banalizzare. Il grande successo li chiamano pesticidi, io amo chiamarli fitosanitari, è dovuto al fatto che sono sbrigativi. Cioè, come diceva prima Edoardo, hai gli afidi, fai un trattamento e ti liberi degli afidi. Studiare, capire come evitare l'infestazione di afidi e come risolvere con meno o senza fitosanitari è più difficile, è più complicato. Chi si è avventurato nell'agricoltura biologica lo sa, cioè deve studiare molto di più, deve lavorare molto di più, deve stare attento molto di più. Io stesso, lo dicevo a Edoardo, non sono riuscito a trovare il coraggio di farlo. Gli avevo detto: metto una foto, ho un piccolo olivastro che mi è stato completamente defogliato perché mi sono impigrito. Era agosto, sono andato in ferie, la tignola dell'olivo non perdona. E nel giro di 2 settimane me l'ha completamente defogliato. Fossi stato attento, sarebbe bastato schiacciarli con le dita, non ho mille bonsai da accudire, e è stata colpa mia, quindi neanche l'insetticida mi avrebbe aiutato. Ma comunque, se dobbiamo usare gli insetticidi, almeno applichiamo le regole del buonsenso, leggiamo le etichette attentamente, rispettiamo i dosaggi. Non serve mettere il doppio, cioè se noi usiamo il doppio della dose, non abbiamo il doppio dell'efficacia, ma almeno cerchiamo di misurare quello che diamo con un misurino. Io adesso a 22 anni mio figlio, ma i primi anni mettevo via tutti i misurini degli antibiotici, tutte le cose per essere preciso nel dosaggio, e so che questo è bene. Utilizziamo insetticidi che degradano rapidamente, c'è scritto nelle etichette se sono residuali, se durano. Non spruzzare vicinanza dei fiori, non sarebbe neanche da trattare una pianta fiorita per niente.
diamoli in tarda serata quando le api non volano più e diamoli quando non c'è vento. Sono quattro regole di base che se rispettate aiutano noi stessi, l'ambiente, le raganelle di Edoardo, le api e tutti quanti noi. Studiamo un po' di più, impegniamoci a guardare le piante e a prevenire più che a risolvere con la chimica. Tutto qua. Andiamo avanti. Insetti utili. Insetti utili. Tra le varie cose che possiamo studiare, ci sono le osservazioni di quello che accade nella natura. Qui ho messo avevo voglia di mettere la foto di una coccinella, ma è qualche anno che ne vediamo di tantissimi tipi e quindi parlerei più di coleotteri coccinellidi. Molte di queste specie le abbiamo importate dalla Cina perché grazie all'agricoltura biologica o alla lotta integrata, mi spiace che non ci sia Davide questa sera, lui ci incontriamo anche spesso per lavoro nell'ambito dell'orticoltura protetta, utilizzano molto insetti, sono nate delle biofabbriche che fanno in modo di liberare questi insetti, ne vedete tantissimi tipi, tutte queste coccinelle, sia da adulte in questa forma, sia da larve, sono veramente delle predatrici micidiali dei coleotteri, degli afidi. Se li mangiano proprio, sono proprio predatori degli afidi. Andiamo avanti. Un altro insetto molto utile sono questi, sono dei ditteri, si chiamano sirfidi, sono delle mosche, si distinguono dalle api facilissimamente. Proprio a prima vista, la prima cosa da guardare sono le antenne. Le antenne più corte mostrano che sono dei ditteri. Le antenne lunghe sono gli imenopteri a cui appartengono le api. Poi scientificamente i ditteri hanno due ali, gli imenopteri ne hanno quattro, ma a prima acchito vediamo questo. Un'altra cosa facile da vedere è la pelosità. Gli imenotteri che hanno tra le loro funzionalità quelle di raccogliere molto polline sono pelose. I ditteri, quantomeno i sirfidi, sono poco pelosi. Si sono travestiti da api e da vespe solo come dinamica di difesa. Questi sirfidi depongono le uova, vediamo nella parte destra della slide una delle loro larve e anche le loro larve si nutrono di afidi. Quindi avere questi insetti che girano per il giardino è un buon segno di equilibrio e segno che gli afidi, se anche ce n'è qualcuno, prima o poi arriva uno di questi insetti e se lo mangia. Un altro insetto utilissimo che combatte il ragnetto rosso è questo coleottero. È grande, fate conto, la parte destra, vedete l'adulto, è poco più di 1 mm. Quindi vedete questi puntini neri, quei puntini che li vedete attorno sono dei ragnetti, sia il ragnetto rosso, il panonico sulmi, sia il ragnetto giallo, e questo qua li caccia e se li mangia. E avere una buona popolazione di Stetorus puntilium è una buona cosa nel nostro giardino. Vedere questi puntini neri molto veloci che corrono, sono delle piccole coccinelle tutte nere, è una buona cosa nel nostro giardino. Questa è la crisoperla carnea, quella che dicevo prima, che ha imparato a riconoscere il profumo. Ho messo anche le tipiche uova che sono attaccate ad un peduncolo, nella parte sinistra le vedete, è un'ovatura di crisoperla, nella parte destra c'è l'adulto, la larva, che è praticamente un adulto senza ali, è un predatore di afidi. Anche la crisoperla è una buona cosa averla in giro per il giardino, significa che avete un giardino equilibrato, un giardino dove la natura fa il suo corso e dove le popolazioni degli insetti dannosi sono tenute sotto controllo da questi che noi chiamiamo insetti utili. La cosa importante è non ammazzarle, se non altro. Ah, infatti, le ho messe principalmente perché così le impariamo a conoscere e a vedere. Un altro non è un insetto, ma è un acaro utile, è nella prossima slide.
Nella parte sinistra vedete molto ingrandito il ragnetto rosso, il Panonicus sulmi, e nella parte sinistra un acaro Phytoseide, si chiama, è la categoria, poi il nome scientifico è impronunciabile, non ve lo dico. Sono micropredatori di afidi. E questi insetti sono molto ben conosciuti dagli orticoltori in coltura protetta perché è abbastanza facile da allevare e quindi da liberare nelle serre per contrastare l'acaro ragnetto rosso, quello che vedete a sinistra con i puntini bianchi. Se avete una lente, le contafili, quelle che usano i filatelici, in un giardino, in un frutteto pulito, biologico, non trattato, magari una volta che vengo, Edo, te le faccio vedere che sicuramente nei tuoi pruni ci sono, Sì, ma si si vedono. riconoscono facilissimamente perché corrono, si muovono molto, molto rapidamente e hanno questa forma a pera, insomma, è bello averli in giardino e lasciarli fare, insomma. Infatti, Giorgio, io dico sempre agli allievi, se vedete un ragnetto rosso che corre su un vostro albero, lasciatelo vivo, lasciatelo correre perché il predatore non è il parassita Esatto, dannoso. esatto. E Perché la, con l'occhio buono si vede. sì, uno che ha l'occhio buono lo vede, cioè è come tutte le cose, se ti fai l'occhio ti abitui a vedere e cercare le cose dove e come vanno viste. Quelli che si vedono ad occhio nudo, insomma, sono buoni. Quelli che il ragnetto, cioè questo ragnetto rosso, che è quello pestifero, diciamo, non lo vedi ad occhio nudo, è No. praticamente impossibile. È un puntino di un decimo di millimetro, Esatto, non lo non puoi si vedere, vede. mentre questo lo vedi ad occhio nudo. Quindi se li vedete i ragnetti rossi, non uccideteli, sono buoni. Sì, questa è una buona regola. Qui ho sintetizzato un po' Scusa Edoardo, scusate se mi interrompo. Quell'aneto rosso, ma quello che si vede anche sui muri a volte? Ci No, sono? no, no. No. Sì. Allora, Può essere? quello che si vede sui muri purtroppo non è utile, quello che si vede sui muri che è un paio di millimetri, 2 o 3 millimetri, Ah no, no, allora no. no, è utile, non è dannoso, no, purtroppo non ricordo il nome, ma dopo magari se c'è qualche domanda, mentre Edo risponde lo cerco, ma non è questo, non è il fitoseide è poco più grande del ragnetto rosso, ma si riconosce intanto perché lo vedi, perché poco più grande vuol dire 2 decimi di millimetro, 2 decimi di millimetro se uno ha l'occhio un po' allenato lo vede, ma soprattutto perché corre. E Ok, mentre il muove ragnetto velocemente, rosso sì. sì, si muove molto velocemente sulla pagina inferiore delle foglie dove stanno anche i ragnetti rossi. Sì, qui ho sintetizzato da una parte le motivazioni di successo e dall'altra i pericoli. Le motivazioni di successo è perché i fitosanitari sono semplici, sono efficaci e sono sbrigativi, cioè ci permettono a noi bonsaisti, a chi ha il giardino e all'agricoltura di risolvere con poca fatica quello che prima andava risolto con molta fatica. Pensate al diserbo. Pensate al diserbo. Quanti dei nostri nonni hanno passato le estati, le primavere in Francia a zappare le bietole per diradarle e per tirar via le erbacce? Io stesso ho passato la mia infanzia da mio nonno giù in Polesine a zappare il mais. Insomma, quando poi mio nonno ha iniziato a usare la trasina, io ero felice. Poi ho capito che invece la trasina andava a finire nelle falde, andava a finire nei corsi d'acqua e non ero più tanto felice, ma lì per lì la sbrigatività mi aveva conquistato. Io sono andato a studiare agraria perché volevo diventare il super chimico che risolveva i problemi dell'agricoltura. Poi ho capito che non era proprio così, perché ci sono i pericoli. Ci sono i pericoli di tossicità verso di noi e verso l'ambiente. E la tossicità non è solamente quella acuta, quella che ci fa morire, ed è uno dei problemi che cavalcano le grosse multinazionali della chimica. E in questo momento la normativa sui fitosanitari li costringe a studiare solamente la tossicità, la dose letale, la dose che fa morire il 50 persone, il 50% dei soggetti a cui viene somministrata, persone, sono topi, sono cavie, eccetera.
ma gli accumuli nell'ambiente, i cocktail, i metaboliti, cioè come i prodotti si trasformano e permangono nell'ambiente e come la loro sommatoria agisce su di noi e sulle api. Sulle api, dove ci sono questi spopolamenti pazzeschi dovuti al fatto che tutti i prodotti sono legali, sono studiati, sono autorizzati, ma provocano dei problemi. L'altro grosso problema è il fenomeno della resistenza. Noi andiamo ad agire contro miliardi di individui ed è molto facile che questi miliardi di individui sottoposti a stimolo chimico sviluppino resistenza. Pensate alle decine di generazioni all'anno che è in grado di fare un ragnetto rosso nel corso di un anno per miliardi di individui, che capiti uno che è resistente è altamente probabile. E infatti capita. E infatti capita che l'amitraso, per esempio, che è un vecchio acaricida, attualmente lo usano anche negli alveari, purtroppo, qualcuno, provochi fenomeni di resistenza, cioè a forza di dare amitraso. Si sono sviluppate linee di acari resistenti. Andiamo avanti. Nei riguardi delle api, i pericoli sono veramente grandi, soprattutto la tossicità acuta. A me è capitato, portavo due alveari da un'amica che abita vicino alle scuole elementari. Nelle scuole, negli anni 30, piantavano i tigli. E ho scoperto che li piantavano perché sapevano che il tiglio ha proprietà calmanti e le piantavano nei parchi delle scuole perché calmavano i ragazzini. Il tiglio, i primi di giugno, fiorisce, dà un buonissimo nettare che dà un buonissimo miele. E vado là un giorno e mi trovo i due alveari con un mucchio di api per terra, cioè migliaia e migliaia, più di tre quarti delle api sono morte. Per fortuna, non tutta la famiglia. E ho scoperto che era perché il comune aveva fatto nel fine settimana un trattamento contro le zanzare nel parco aveva approfittato che i bambini erano a casa e ha fatto il trattamento contro le zanzare e mi ha ammassato le api. E questa è la tossicità acuta, ma il problema più grave è la perdita di orientamento. Avrete forse sentito parlare dei neonicotinoidi, sono insetticidi che usano nel mais. E questi neonicotinoidi vengono in contatto con le api a piccolissime dosi. No, beh, devo ancora cominciare. C'è un po' di disturbo, non so chi. Lorenzo, forse. Moreno, hai l'audio acceso, chiudi per piacere. Scusa Giorgio, vai. Questi fitosanitari provocano nelle api a piccolissime dosi, cioè a nanogrammi, adesso sono unità di misura che non conosco neanche, che provocano la perdita dell'orientamento delle api, cioè l'ape non sa più trovare la strada per tornare a casa e muore persa in giro per i campi. Se riescono a tornare nell'alveare, ne parlo nelle mie serate di api, il magnifico meccanismo delle comunicazioni delle api, che ha valso al suo studioso il premio Nobel. Tutti conoscete Conrad Lorenz, che è lo studioso, quello delle papere, eccetera, eccetera, che è uno dei primi etologi. Ma insieme a lui, quell'anno che gli hanno dato il Nobel, c'era anche lo studioso austriaco che ha studiato la comunicazione delle api. Le api sottoposte a fitosanitari comunicano male. E quindi comunicando male non riescono a dire alle sorelle dove troveranno i fiori e ciò provoca naturalmente grandi problemi. Un altro problema che è recentemente studiato è che la regina, quando viene nutrita con pappa reale proveniente da nettare inquinato, riduce la propria ovodeposizione e quindi la famiglia pian piano si spopola perché la regina dovrebbe essere in grado di deporre 2.000 uova al giorno normalmente in stagione. Se ne depone 1.500, capite che è il 25% in meno di uova e quindi è un grave problema per l'alveare. Andiamo avanti, non facciamo troppa, troppa scienza. Questa è duplicata purtroppo la
Quindi utilizzare il fitofarmaco su una pianta senza aver capito da che cosa dipende il problema che osserviamo serve solo a contrastare l'effetto del problema senza risolverlo. Fitofarmaci innocui non esistono, non può esistere un fitofarmaco innocuo perché se non fa male non uccide. È chiaro? Il rame, ad esempio, che da sempre diceva, beh, uso il rame. Beh, il rame ha fatto dei danni pazzeschi sull'ambiente, inquinamenti importantissimi, per esempio dove si coltiva la vite, ci sono inquinamenti da rame che sono impressionanti. Nel nostro ambito, dove viene usato anche con una certa tranquillità, perché tanto rame non fa male, è comunque tossico il rame e rende difficile, se non praticamente impossibile, l'assorbimento del ferro. Cioè, grossi quantitativi di rame non si combinano più con il ferro e quindi il ferro non viene più assorbito, viene assorbito male e poco. Cosa possiamo fare per rendere forti i nostri alberi, per contrastare i patogeni e usare quindi pochi fitosanitari, stressare le piante il meno possibile? Annaffiarle con grande attenzione, essere attenti nell'annaffiatura, né troppo, ma neanche troppo poco. Questo è una parte importantissima. L'annaffiatura è un tema che io, insomma, durante i corsi, chi fa lezione, insomma, che ha visto qualche lezione mia su queste cose, sa che io sono molto attento. La qualità dell'acqua, l'annaffiatura è un momento importantissimo. Fare i paragoni con l'uomo è sempre stupido, ma è più importante bere che mangiare. Su questo non c'è dubbio, anche per le piante, Cioè, un'annaffiatura ben fatta fa sì che l'albero stia veramente bene. Usare un buon concime e un buon programma di concimazione, il che non significa usare tanto concime, anzi, concimazioni importanti, aggressive, eccessive, non fanno bene all'albero. Creano veramente tossicità nel terreno, batteri che vanno in crisi, difese immunitarie vanno in malora, problemi. Usare un buon concime significa, secondo il mio punto di vista, cercare di limitare, ma io non lo uso più da 3 anni, sostanza organica di origine animale. Non pretendere dai nostri alberi crescite innaturali. Cioè, non posso pretendere che il mio albero sia un super pompato che però sta bene. Deve essere un albero che ha uno sviluppo naturale, una buona crescita. Deve crescere bene, vigoroso, sano, ma non troppo, perché vuol dire che è fuori equilibrio. Creare loro un ambiente il più possibile idoneo, scegliere dove metterlo, se fa troppo caldo, cercare di ombreggiarlo un po', tenerlo ben sollevato dal terreno in modo che non abbia attacchi di parassiti, funghi, tipo l'oidio. No? Queste cose qua, queste tutte cose che posso fare e se lavoro in questo modo sicuramente userò meno fitofarmaci. La temperatura del vaso, cercare di tenerla più bassa possibile, ci sono dei sistemi, no? L'esposizione idonea alla luce, né troppo sole su alberi che non amano troppo il sole, oppure su alberi invece che amano il sole, non tenerli all'ombra. Questo è un grande errore che produce una qualità della vita dell'albero non ideale e gli alberi saranno più deboli. Ecco che allora talvolta inevitabilmente devo fare dei trattamenti. Quando abbiamo iniziato a progettare questa cosa, ci siamo chiesti, ma possiamo mettere in parallelo cosa possiamo fare per l'alveare? È rimasto un po' così perché è rimasto nella mia copia l'originale, ma anche l'alveare stressato il meno possibile sta bene. Leggevo proprio stamattina negli Stati Uniti, in California, ci sono delle aziende agricole grandi come la provincia di Padova, che un'azienda agricola sola è grande come tutta la nostra provincia, che produce mandorle e basta. Hanno un ambiente che è talmente inquinato che hanno bisogno di importare api con i tir. Ma queste api importate con i tir arrivano, impollinano i mandorli e poi muoiono. C'è un bellissimo e drammatico documentario, lo trovate su YouTube, chi voglia cercarlo, si chiama Un mondo in pericolo, che mostra molte di queste cose, molto di questo stress
annaffiare con grande attenzione. Le api io non le annaffio, ma alle api io ho due abbeveratoi che gocciolano continuamente da maggio a settembre, in modo che loro possano sopravvivere. Le alimento con grande attenzione nei periodi adesso. Ieri pomeriggio gli ho dato una vaschetta di zucchero candito, perché io le peso, ho una specie di pesa valigie, così le peso ogni settimana. Ho visto che sono scese sotto il peso pericoloso, e durante il mese di febbraio, il mese dove hanno consumato praticamente tutto il miele che avevano, da metà febbraio, io qua vicino a casa ho un noccioleto, troveranno il primo polline della primavera, ma un po' di zucchero glielo devo dare perché possono andare avanti. Non pretendo di prelevare troppo miele, ma glielo lascio perché devo calcolare che devono trascorrere l'inverno, e infine creare loro un ambiente il più possibile idoneo. Io banalmente faccio il giro dei miei vicini e regalo loro un paio di vasetti di miele e gli parlo del pericolo che potrebbero correre le api se i giardini sono troppo chimici. E qualcuno ha iniziato anche a seminare delle specie nettarifere, a mettere nel giardino. Mi chiamano, vorrei piantare la siepe, cosa posso fare? Guarda, il viburno è una buona specie perché a marzo fiorisce, così fa trovare già dei fiori. E quindi per me creare un buon ambiente vuol dire creare buone relazioni con le persone qua attorno, con gli agricoltori che seminano delle specie che aiutano le api, che prima di fare i trattamenti ci pensano un po', e una goccia dopo l'altra conto di migliorare nel mio piccolo l'ambiente qua attorno, insomma, ecco. Il bene e il bello, no? Il bene e il bello, esatto. Un albero vigoroso, era questo il tema. Se coltiviamo bene un albero si ammala poco, i trattamenti preventivi sono utili solo nel caso in cui l'albero ogni anno manifesti lo stesso specifico problema, che quindi non è risolvibile con la buona coltivazione. Ad esempio la gommosi sui prunus è un grosso problema, è difficile da risolvere solo con la buona coltivazione. Io direi che non riuscite a risolvere, però sicuramente la si limita tantissimo. Per esempio, coltivare un prunus in una zona ombrosa, in basso vicino al terreno, vicino all'umidità, il fungo, la gommosi, si sviluppa in maniera impressionante. Se lo coltivate in una zona abbastanza luminosa, al sole, e molto sollevato da terra, dove giri molta aria, il fungo farà molta più fatica, per esempio. E lo stesso la quercia. Io quest'anno nella mia quercia ne ho una bella che insomma coltivo da tanti anni, che è nel giardino da esposizione. Quest'anno non ho fatto nemmeno un trattamento per l'oidio, non ha avuto un attacco di oidio. Io vivo in pianura padana, dove c'è un'umidità importante, però l'ho messa nella zona del giardino più arieggiata, nel centro del giardino, non in un lato, e l'ho messa nel punto più sollevato possibile. Non ho fatto trattamenti per l'oidio. Il trattamento per l'oidio è lo zolfo, che è zolfo bagnabile cosiddetto. Sì, è un trattamento che funziona, ma lo zolfo, per esempio, non va tanto d'accordo con i funghi del terreno. Questa acidità, lo zolfo ha un'acidità di 3, è molto acido, e con i funghi del terreno non va tanto d'accordo, è pericoloso. Quindi se si può non usare, è meglio. Ma io non lo butto nel terreno, ho capito? Ma quando piove poi va nel terreno, Cioè, non c'è alternativa. Ok, con questo voglio dire, non fate morire la quercia se ha l'oidio, dovete farlo il trattamento, ma dopo aver fatto il trattamento cercate di capire perché ha l'oidio e cercate di metterla in un luogo il più possibile idoneo. Questo è quello che possiamo fare. Ok, trattare tutti i nostri alberi per prevenire un problema che non si è manifestato è controproducente per l'albero, per noi e per l'ambiente. Questo è uno dei miei aceri, molti di voi lo conoscono. Quest'anno non ha avuto gli afidi. L'anno scorso ne ha avuti pochi,
Quest'anno non ne ha avuto neanche uno. Vi giuro che non ho fatto nemmeno un trattamento su quest'acero. Abbiamo finito. È stata lunga. Insomma, se volete riaprire le vostre pagine e così ci guardiamo in faccia. Grazie, Giorgio. Grazie, grazie. È stato bello. Grazie a tutte e due. Che bello, Grazie a tutti. bravissimo. Ma che bello. Grazie, grazie. Spero sia stata una bella serata, divertente, piacevole. Molto. Molto Anche interessante. illuminante. Molto Se avete interessante. delle domande, siamo qui, eh? Abbiamo dei pentimenti, più che domande. Grande Una domanda. Luciana, grande Luciana. Sensi di colpa. No, Posso fare una domanda? vai, 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 Paco. Intanto, vabbè, complimenti perché è stato bellissimo. Ho scoperto un mondo nuovo. Noi le conosciamo le api, però poi così fino in fondo è difficile, no? Anche la natura si traveste da ape. L'orchidea apifera, per esempio, è una di quelle orchidee che mette il vestito da ape, no? Proprio per attirare l'ape per l'impollinazione. Giorgio Casazza, volevo farti una domanda. Sì, volentieri. Lavoro nell'orto botanico di Roma, no? Facciamo dei trattamenti mensili alle palme da tanti anni a questa parte per il rincofero. Mi senti? Sì. Ok. Quest'anno noi abbiamo fatto nel 2020 una zona, un settore delle mellifere, delle piante mellifere per attirare appunto le api. E volevo capire adesso, il fatto che facciamo i trattamenti mensilmente alle palme, sono delle palme storiche dell'orto botanico piantumate nel 1883, quanto quest'anno metteremo 6 arnie. Ad aprile arriveranno queste 6 arnie da un prete della Basilica di San Paolo fuori le mura di Roma che è un apicoltore. Sì. Ecco, adesso mi chiedo quanto potrà essere dannoso il fatto di avere queste 6 arnie e contemporaneamente continuare a fare i trattamenti per il rincofero ogni mese alle palme. Allora, devo premettere che non conosco né la coltivazione delle palme e né il rincofero, però ti prometto che mi E il informo. punteruolo rosso. Sì, so Facciamo cos'è. dei, guarda, facciamo dei trattamenti molto pesanti perché l'orto botanico chiude al pubblico per 48 Sì, bisognerebbe conoscere due o tre cose. La prima è chiedersi se le api hanno motivo di visitare le palme. Per esempio, certamente non credo siano nettarifere, però potrebbero visitarle per il polline, ma non conosco la palma, quindi non so se e quando fiorisca e se e quanto polline possono produrre. Quindi la cosa che mi chiederei io è: le api hanno motivo di visitare le palme dove voi fate trattamento? Perché credo che sarà localizzato questo trattamento per il Sì, punteruolo. è localizzato palma per palma. E lo fate spruzzando. E sì, da solo dalla parte aerea, insomma, la parte apicale della La pianta. quindi la prima cosa è chiedersi, farsi questa domanda: le api hanno motivo per andare sulle palme? E il motivo potrebbe essere: c'è nettare, c'è polline, c'è melata. La melata è l'essudato di alcuni insetti o le cocciniglie o gli afidi, insomma. Questi Sì. sarebbero i motivi per cui le api potrebbero trovarsi lì. Il secondo è: che principio attivo utilizzate? Cioè, questo principio attivo è residuale, è sistemico, va in giro, è volatile? Che per esempio il Reldan, di cui purtroppo non ricordo in questo momento il principio attivo, è pericoloso sulla pianta a No, cui lo credo diamo. che è stato sostituito da circa 3 anni. Ecco, ma Dalla prima si magari usava, sì. ci teniamo in contatto e mi scrivi cosa gli date. Io ti dico, ti faccio avere ho diverso materiale sulla pericolosità dei principi attivi nei confronti delle api. Poi voi vi confrontate Ah, con questi bene, dati. grazie.
Complimenti ancora, è molto bello, interessantissimo tutto. Grazie, grazie, è stato veramente un piacere. Parlare di api per me è sempre, sempre soddisfazione. Io, sì, sono Andrea. Vai. E vorrei fare una domanda a Edoardo. Se conosci gli ziorinchi? Sì, lo ziorinco. Certo, lo ziorinco, sì. Certo. Perché non ne avevo mai avuti e adesso invece 2 o 3 anni acquistando piante di compagnia, ha visto, faccio erbette così, e sicuramente me li sono portati nel giardino e mi stanno attaccando in maniera pesante, per esempio tutte le sassifraghe fortunei, siccome mangiano nella fase di larva, mangiano il colletto, entrano proprio nell'interno e mangiano anche le occhere, praticamente le svuotano tutte nel tronco. Sì, 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 sì. E mi hanno detto che ci sono dei problemi, c'è solo un prodotto che ho preso, però mi hanno detto stai attento, e praticamente non l'ho mai dato. No. E continuo a eliminarli manualmente, cioè vado a vedere e scappo quando li trovo. Ok, allora lo ziorinco è un animale abbastanza fastidioso, è una bestia purtroppo complicata, soprattutto perché agisce di notte. È la caccia di notte. Si muove di notte e quindi bisogna andare con la pila per beccarlo. Questo è il problema. Ma il problema più grosso è che lo ziorinco è dannoso sia da insetto adulto che da larva, perché la larva vive nel terreno e quindi ti mangia l'apparato radicale e quindi fa morire le piante. Quella. Allora, c'è un prodotto, se vuoi ti mando, lo posso scrivere tranquillamente, ma te lo mando in privato oppure insomma su Messenger, ma posso anche scriverlo sul gruppo. Ed è un prodotto che è un fungo assolutamente non tossico né per l'ambiente né per l'uomo, che si attacca alla larva, quindi va messo nel terreno, si attacca alla larva, le larve di coleottero si muovono nel vaso e quindi entrano in contatto con le altre larve e si infettano. Ed è un prodotto estremamente efficace che non ha nessuna tossicità, quindi lo puoi tranquillamente usare, ed è estremamente efficace. Ha un solo difetto, che ha bisogno di un paio di mesi per essere estremamente efficace, cioè ammazzare tutte le larve di coleottero. Cioè non è un prodotto che spruzzi e ammazza tutto. Ha bisogno in qualche modo di condividere lo spazio, conquistare lo spazio del terreno e quindi venire in contatto con un certo numero di larve di oziorinco. Però è un prodotto estremamente efficace, viene usato in agricoltura biologica, anche nelle coltivazioni di piccoli frutti rossi, sai, le fragole, i ribes, queste robe qua, che hanno problemi di oziorinco. Quindi vengono usati in agricoltura biologica. Bene. Sì. Ottimo. Sì. Te lo mando sul gruppo, volentieri. Bene. Bene. Sì. Okay. Se posso dire una cosa, il problema dell'oziorinco è anche perché si riproduce in maniera molto veloce. Certo. E ho visto che effettivamente, che ho preso anch'io questo tipo di fungo, funziona molto bene. Ho debellato il problema. Sì, sì. Purtroppo quando portate a casa soprattutto dei plateau, allora, interessante questo, lo ziorinco non vive in ambienti privi di sostanza organica. Beh, se voi coltivate in Akadama, Pomice, Lapillo, Kiryu, Kanuma, tutte queste robe qua, lo ziorinco non vive. Cioè, vive soltanto in ambienti...
E lo zio Rinco. Il problema, il problema quindi, Andrea, è che probabilmente hai portato a casa queste erbette da qualche vivaio che è impestato. È un produttore. Lo so. Che sono andato lì col vaso, un vaso di 8, c'era 20 larve di zio Rinco all'interno. Sono impestati. Perché coltivano interriccio universale puro o simile? No. Infatti, lui mi ha detto, mi ha dato il consiglio di utilizzare questo insetticida in un prodotto che però non ha avuto il coraggio di dare perché c'era da stare, cioè era un po' rischioso e tutto quanto. Io ti mando sto prodotto, ti mando il nome, o se no ti mando il nome, insomma. La curiosità è che la pianta non si vede che perché mangia all'interno, fa delle gallerie e mangia completamente l'interno e quindi la pianta si stacca. Sì, è chiaro. Ok, ti mando il nome del prodotto. Qualche altra domanda, qualche altra considerazione? No, ti volevo dire una cosa io. Che qui nel club qui a Siena ci sa un agronoma che mi diceva che c'è anche un fungo che funziona anche per gli afidi, per gli acari, scusa. Sì. Poi eventualmente ti faccio sapere qual è il prodotto. Che sarebbe interessante. Ci sono biologica. Il tartufo bianco tante volte. No, fanno agricoltura biologica, per cui lo usano. Adesso si sta sviluppando in maniera importante tutta questa lotta biologica o lotta integrata e sta andando degli ottimi risultati, grandissimi risultati. Però credimi, io uso questi prodotti se necessario, li uso, non c'è problema. Però credetemi, la cosa più importante è arrivare a non avere bisogno di fare trattamenti. Per esempio, il problema, lo so, capisco, sto dicendo una banalità, mi rendo conto, però bisogna spostare un po' l'attenzione. Cioè, quello che dice Andrea purtroppo succede ed è normale. Tu vai da un produttore, ti porti a casa una montagna di parassiti. Allora, la prima cosa da fare, per esempio, Andrea, quando vai da un produttore nuovo che non conosci, tu prendi quelle cose, le togli dei vasi e guardi cosa c'è dentro. Infatti, questa lo sto già adottando, cioè cambio, sostituisco il terreno. Però mi sono, e in questo hai ragione, alcuni coltivatori non è accettabile. Andrea, non si sente niente quando parli, Andrea, non si sente niente. Ci sono troppi microfoni accesi, c'è un riverbero. Chiudi i microfoni, chi non li usa chiuda i microfoni per piacere. Praticamente adesso sto adottando anche questo sistema, cioè di andare a rimbasare completamente, lavando le radici alle nuove piante che acquisto. Bravo. Però ho, cioè non ho tutto in acadama e in prodotti, diciamo, che usiamo anche col bonsai, ma alcuni ce l'ho ancora col terriccio. Sì, sì, ma Andrea, se tu hai un ambiente non, come dire, dove lo zio Rinco non c'è, non è che è, cioè te lo sei portato dentro con queste nuove piantine che hai portato a casa. Quindi la prima cosa da fare, se porti a casa piante da qualcuno e non te le semini tu o nelle piante tu, fai attenzione, porti a casa 100 piante, te le guardi. Ne guardi 20 a campione e guardi dentro, le metti a radici nude. Se su 20 piante ne hai prese 100, non trovi neanche uno zio Rinco, una larva di ozio. La larva di zio Rinco la vedi chiaramente, è una larva di circa 3-4 mm, piuttosto cicciotta e con la testa nera. Sì. Lo conosco benissimo. Bene, ecco, ma se tu a campione rinvasi
10 piante su 100 e non ne trovi neanche una, io direi che è quasi impossibile che ce ne siano, insomma, ecco. E purtroppo, purtroppo è così. È così, io ho perso tipo una trentina di sassifraghe fortunei. Le sei perse? Valeva la pena di rinvasare le 10 piante, ecco, questo voglio dire. Oh, scusa. Vabbè, altre considerazioni, domande? Volevo domandare, io non c'entra con i bonsai, perdonatemi, ma visto che ormai sono sensibile all'argomento, qui da me ci sono molti rosi, i quali sono spesso, diciamo, nel periodo caldi infestati, diciamo, da pidocchietti o roba del genere. Cosa si può usare per evitare? Cioè, il mio vicino di casa parte la mattina con lo spruzzino e gliene dà di verde rame e più non posso, tutte le piante. Vorrei evitare che faceste questo. Cosa posso evitare per debellare, allora, diciamo, adesso Giorgio farà un intervento un po' più professionale, io faccio un intervento un po' meno professionale. Di al tuo vicino di casa che il verde rame i pidocchi se lo bevono per aperitivo, ecco. Non ha nessuna funzione, non serve a niente, inquina e basta. Perfetto. Allora, vai Giorgio. Sì, il verde rame assolutamente è un fungicida e funziona per nel caso della rosa contro l'articolatura, contro qualche malattia fungina. La ruggine? Certamente, sì, è solamente a livello preventivo, perché il verde rame, il rame in generale funziona solamente per copertura. Io personalmente ho un sacco di rose, mia moglie le piacciono tantissimo, soprattutto le rose antiche. E non gli ci facciamo niente, il nostro giardino ha raggiunto un equilibrio tale che è talmente visitato di sirfidi, di crisoperla, di coccinelle. Poi io, quando mio figlio era piccolo, andavo sull'argine del fiume qua vicino, dove nasce spontanea dell'erba medica. L'erba medica piace tantissimo agli afidi, sull'argine nessuno fa trattamenti, andavamo a raccogliere coccinelle e ce le portavamo in orto. Il mio orto, il mio giardino, le rose di mia moglie non hanno mai visto un trattamento e qualche colonia di afide non fa nient'altro che attirare ulteriori coccinelle. Quindi da me l'equilibrio è raggiunto, cioè non abbiamo nessun problema di sovrappopolazione. Dovrebbe solamente dire al suo vicino che non si spaventi se qualche puntina di afide lo trova. Se proprio un panino di vecchia stampa, casino. Ecco. E allora, se proprio deve fare un insetticida, magari anziché farlo il mattino, lo potrebbe fare la sera quando le api non ci sono più. Potrebbe fare un trattamento a base di piretro o a base di olio di neem, che sono degli insetticidi che hanno forte potere abbattente, che però non persistono sulla pianta, quindi il giorno dopo le api, a parte che le api vanno poco, non corrono pericoli. Ma le api vanno poco sulle rose, perché per fortuna le rose non danno nettare e quindi vanno qualche volta sulle rose antiche a prendere un po' di polline, ma nettare non ne prendono. Qualche volta vedo nei mercatini vendono il miele di rosa canina, ma è una baggianata, perché la rosa non è nettarifera. Studio molto, io sono appassionato di flora soprattutto la flora apistica, e sono certo che la rosa non dà un grammo di nettare, quindi chi vi vende quella roba lì vi rifila delle porcherie. Quindi usare degli insetticidi, se non proprio biologici, parlavamo adesso dello zeorinco, ci sono anche dei nematodi contro lo zeorinco che funzionano benissimo e che controllano senza effetti collaterali la popolazione. Basta solo informarsi un po', cercare difesa biologica o zeorinco e vedrà che trova un sacco di informazioni, così come difesa biologica delle rose. No, con me sfondi una porta aperta, perché sono contraria a trattamenti in genere, perché dico, sono d'accordo con la filosofia che se uno coltiva bene le cose non hanno bisogno di grandi interventi, insomma, è come
fare interventi preventivi dal punto di vista fitofarmaco, io non l'ho mai fatti, non mi piace, è una cosa che non gradisco. Io con i miei vicini la tecnica del vasetto di miele ha funzionato con 9 su 10. C'è uno che purtroppo è difficile da convincere, ma con 9 ci sono riuscito, ho ottime relazioni. Costa un po' di miele. Ma costa, le buone relazioni sanno, infatti. Non hanno un grande costo, quindi il vasetto di miele è più un segno di amicizia, poi mi tornano indietro chi da uno la zucca, dall'altro, quindi è tutto uno scambio, se ci si va d'accordo. Con uno purtroppo siamo i ferri corti, ma anche quando qualche sciame va nel suo giardino è un casino, mi tocca litigare ogni volta, ma là devo impugnare il codice civile e minacciarlo, il codice civile mi dà diritto di andarmelo a prendere, ma è uno su 10, insomma. Volevo chiedere una cosa a Giorgio, sono Luciana. Sì, noi, nel vivaio dove noi nel Napoli Bonsai Club abbiamo le nostre piante, hanno abolito la vendita, vendono anche prodotti, hanno abolito la vendita di fitofarmaci e hanno tutti i prodotti che sono stimolanti nella difesa naturale delle piante. E volevo sapere tu che ne pensi. Non c'è scritto, non ho capito se sono proprio questi quelli biologici. Penso che sia un'iniziativa bellissima. Nella prima bozza di presentazione mi ero preparato molta più tecnica fitosanitaria, cioè avevo diverse slide dei prodotti biologici, poi però diventava pesante, cioè bisogna dedicarci una lezione a sé stante. Come diceva prima Edoardo, per fortuna l'agricoltura biologica si sta diffondendo molto ed è molto importante affrontare la questione più con la domanda che prodotto uso, con una domanda più ampia: cosa posso fare? E cosa posso fare lo spiegava benissimo dalla parte agronomica, eccetera, eccetera. E ci sono molte aziende biologiche che non fanno il trattamento contro il parassita, ma prevengono, rinforzano la pianta, creano. C'è l'utilizzo, per esempio, del caolino, di una argilla molto, molto polverizzata, che crea una patina che non fa trovare agli insetti un ambiente favorevole. Ci sono il Bacillus thuringiensis contro gli lepidotteri, che fa venire una specie di influenza, perdonatemi la libertà che è tecnico, non me ne voglio, ma è per essere più chiaro. Ci sono tantissimi sistemi che non sono quelli dell'uccisione chimica del parassita, ma che sono quelli della lo metto in condizione di non nuocere. C'è la difesa nei frutteti, c'è la difesa, è abbastanza comico, si chiama per confusione sessuale, cioè emanano nell'aria dei profumi di femmine, in modo che le farfalle notturne, che non cercano di accoppiarsi con la vista ma con l'olfatto, non trovano il soggetto del sesso opposto per accoppiarsi, e quindi diminuisce la popolazione. Come vede, la ricerca è molto ampia, non c'è solo uccidere l'avversario, c'è anche quello di indurlo a non arrecare più di tanto danno. Però il discorso è talmente ampio che adesso affrontarlo... Va bene, grazie. Scusa Fausto, e comunque ancora una volta anche questa scelta del vivaio va nella direzione di far di tutto perché la pianta non si ammali, cioè rafforzare una pianta significa evitare che si ammali, che è la base. E ancora una volta, Luciana, bisogna capire qual è il problema, cioè capire se la tua pianta ha un problema, capire qual è il problema, capire come risolvere il problema, cioè sono tre passaggi, sì, sì. Perché il fatto che ci siano dei prodotti, ce ne sono tanti, veramente tanti. Adesso, per esempio, all'ultimo corso che ho fatto per rinnovo del patentino fitosanitario, parlavano del bicarbonato di sodio come una sostanza estremamente interessante
per fare un lavoro di copertura per l'aggressione da parte di funghi sulle piante, e il bicarbonato di sodio non ha nessun tipo di effetto collaterale e costa niente, cioè non costa praticamente niente, ed è evidente che le aziende che producono fitofarmaci non faranno mai nessuna pubblicità per questi prodotti, perché non costano nulla, si possono trovare con grande facilità. Bicarbonato di sodio è una roba che trovi da qualsiasi parte, però utilizzare bicarbonato di sodio senza sapere perché e se la pianta ne ha bisogno è sbagliato, comunque non ha senso. Questo è il punto. Sì, grazie. Scusa Fausto, ti ho interrotto. No, era una cosa leggera. E siccome la vicina di casa dice che ci mette l'aglio alla pianta della rosa, gli spicchi d'aglio per gli afidi, e io ho provato in un gruppo di rose, cioè una iolina, cioè 6 rose, ho provato a metterci lo spicchio d'aglio, infilato alla base della pianta, in terra, alla base del tronco. E insomma, ascolta, quel gruppo di rose, gli afidi non hanno preso. Io quanto funziona non lo so. In compenso mangiavo l'aglietti, che poi lo spicchio d'aglio è l'aglietto, che a qualcosa ha funzionato, insomma, ecco. Proviamo. Male non ha fatto, no? Proviamo. Male nemmeno, capito? Proviamo. Ho provato a fare il macerato di ortica qualche anno fa, ma puzza in una maniera immonda, mi ha vietato assolutamente di farlo, perché si legge, no, per gli afidi, diceva prima Simona, cosa posso fare per gli afidi. Io avevo provato col macerato di ortica. Perché... Meglio l'aglio. L'aglio è miracoloso, io lo metto, pensi che lo metto dentro quando d'estate mi è capitato 2 anni che non hanno abbastanza scorte per passare luglio, che è un mese di deserto floristico, gli do un po' di sciroppo di acqua e zucchero. E ho letto qua e là che l'aglio va bene, quindi quando faccio lo sciroppo di acqua e zucchero li metto dentro dell'aglio, che fa bene le api per una malattia che hanno loro, che possono avere, che si chiama nosema, che è un batterio che le può colpire. Lo sciroppo puzza in maniera immonda di aglio, ma a loro piace tantissimo. E se lo mangiano e stanno bene, quindi ben venga l'aglio anche contro gli afidi. Prova anche la bruschetta, già che ci sei, magari gli piace anche quella. Domani sera facciamo bruschetta, vediamo. Ci vuole l'olio buono, però. Ne ho fortuna di avere molto buono. Non ci manca! Lo so, a noi sì, manca tanto. Bene, abbiamo fatto una certa, come si dice. Spero, appunto, abbiamo cercato di fare anche una serata appunto un po' leggera, senza calcare troppo la mano. Giustamente Giorgio ha scelto insomma di non farla diventare una cosa troppo complessa, nella quale si parla dei vari prodotti, che cosa usiamo, qual è il prodotto che si può usare, l'alternativa, eccetera, perché di fondo non era questo il tema, insomma, il tema mi pare un po', mondo di quark. Silvia, un po' mondo di quark, scusate. Al di là di questo, appunto, abbiamo cercato di fare una cosa abbastanza leggera. Spero che vi sia piaciuta, sia stata divertente, interessante anche. Molto bella. Grazie. Ringraziare Giorgio e grazie Giorgio. Grazie a tutti. Grazie, è stato bello. Grazie a tutti. Buonanotte. Sono io che ringrazio tutti voi. Per chi è interessato al mondo delle api, se andate sulla pagina Facebook di Giorgio Casazza, trovate tutti i suoi agganci per assistere ai video che farà anche prossimamente su questo bellissimo mondo delle api. E quindi potete seguirlo. Perfetto.